Avete presente quando vi siete posti un obiettivo e avete lavorato duro per quello scopo, tra mille ansie, notti insonni, fatica e sacrifici? Per quel sogno vi siete allenati, vi siete battuti e avete immaginato tutti i finali possibili e imprevedibili. Ebbene, quando quel traguardo finalmente viene raggiunto, è una sensazione bellissima. Un tornado di emozioni che talvolta vi farà perfino piangere di gioia per quello che siete riusciti a fare. Sicuramente questa euforia apparentemente spropositata vi farà apparire agli occhi esterni come dei pazzi, dei fuori di testa, ma è una sensazione meravigliosa che auguro a tutti di provare, almeno una volta nella vita. Bravo! Ma io da fortissimo sta stare così, hai visto? Oh Gillette, si litti Gillette. È bello questo. Ma come sta arrivando, signori? Let's go. Allora si inizia a respirare atmosfera di gara. Oggi è venerdì, più tardi ci saranno le verifiche. Per ora ho l'onore e il piacere di stare sul furgone Campoli Motorsport in compagnia di Sua Maestà Ezio Campoli in persona e Massimo Liano a braccio destro del maestro. Stiamo scendendo la macchina in zona partenza, così guardiamo gli ultimi dettagli e poi proveremo a raccontarvi un weekend che speriamo essere positivo. A presto, ciao! Allora, abbiamo verificato numero di gara 198, tra l'altro una simpatica fatalità, ci sono in totale 198 iscritti e noi siamo il numero 198, quindi chissà che questa cosa non porti bene. Tutto a posto e adesso ci prepariamo per domani. Ciao! To fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? Ebbene sì, siamo arrivati a sabato mattina, tutto a posto, siamo qua già zona partenza, abbiamo quest'anno un nutrito team che ci collabora, da Sua Eccellenza il maestro Ezio Campoli in persona, il suo fido collaboratore Massimo Diana, il nostro braccio destro mister Enzo Toscano. Papà quest'anno ci segue in differita perché inizia a stancarsi quando fa questi strapazzi, quindi meglio non farlo stancare troppo. Noi siamo carichissimi, molto curiosi di vedere come si comporterà in prova la bestiolina con gli aggiornamenti curati dal maestro Campoli in persona e vediamo, siamo qua, speriamo bene. Guardate, 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 guardate
Eccoci qua, e allora le prove del sabato sono finite, bilancio tutto sommato positivo, certo non è stato facile risalire in macchina dopo un anno di inattività praticamente, tra l'altro siamo arrivati molto stretti con i tempi, quindi non ho avuto neanche il tempo di testare la macchina prima delle prove, quindi abbiamo fatto le prove e sono servite più che altro per togliere un po' di ruggine dal piede destro, riprendere convivenza con la velocità. Tra l'altro la vettura l'ho trovata radicalmente diversa rispetto a come la ricordavo, adesso ha un motore molto vigoroso e bisogna saperla gestire. Ho preso i riferimenti che mi servivano, speriamo domani in gara di poter fare ancora meglio. Buongiorno. Buongiorno. Domenica mattina, siamo già qua a zona partenza con il maestro Ezio Campoli. Buongiorno. Ultimi aggiustamenti alla piccolina e poi siamo pronti per divertirci e affrontare queste due salite di gara. Maestro, un saluto per i nostri followers che ti stimano tantissimo. Da Capo Tarso è tutto. È tutto, ancora ne abbiamo da raccontare, speriamo di belle. Spazio per vedere qualche bella macchina all'opera, la butta dentro di cattiveria, Silliti. E come riuscisse i sei cilindri di casa Alfa Romeo? Esatto. Questo è un bel 3000 pieno, vediamo un po'. Ti prende su una bella macchina, l'ho vista da vicino, fatta bene. Ma va forte, Sì, sta guidando anche con tantissima grinta, anche l'anno scorso l'ho visto bello
agitato al volante, ma in senso buono. 2.50 e 63, il tempo non mente, anche lui è nelle posizioni di vertice. Sì, ecco, abbiamo Silliti, sorridentissimo, contentissimo, e naturalmente è pensabile il perché. Troppo, perché dopo le prove di ieri ero un po' scoraggiato, il mio crono qua è 2.48 con una sola chicane, ora ho fatto 2.50 con un'altra chicane in più, la macchina si è comportata benissimo, con gli aggiornamenti che abbiamo fatto con Ezio Campoli, che è qui presente per seguire il debutto dei nuovi aggiornamenti, è andato troppo bene, sono felicissimo, non poteva andare meglio. Condividiamo la tua gioia, ciao, complimenti, grazie, eccolo qui. Giustamente quando raccolgono i frutti di quello che, come dire, di quello che hanno seminato, sono felici. Però vedi, ha menzionato Campoli, che è uno che le Alfa Romeo praticamente le mangia a colazione, quindi sicuramente anche loro non si dimenticano chi c'è a monte per realizzare poi queste meravigliose prestazioni. I preparatori sono fondamentali. Non c'è solo l'uomo col suo piede destro. Io ti do una macchina, te la metto in condizione di essere guidata, poi la parte la devi fare tu. Abbiamo Manlio. Mi è piaciuto molto prima anche il pilota di quell'Alfa Romeo 75. Corrado Silliti, lui è siciliano. È siciliano di Caltanissetta, sì, proprio. Sì. Lui, se non sbaglio, è... suona uno strumento, se non sbaglio il piano, non lo so, la comunque, sua attività ludica cosa suona lo porti uno a fare, strumento, ma certo che uno strumento che suona bene è l'Alfa 75, te anche lo posso quella. Garantire, no, anche quella perché molto caro bravo. Uno i tasti giusti li ha pigiati e come no è molto bravo, questa è sua di proprietà questa Alfa 75. Rudolf non può essere che un nome di Termini Imerese, giusto? Sì, è proprio lì, anzi non proprio di cacca, ma proprio sì, grande Walter. Allora lo prendiamo un po' in giro, ma lui non prende in giro nessuno, è qui presente ancora una volta ad affrontare a viso aperto le insidie della Nissena, lo fa con un tempo di 3 minuti e 10 e arrivano le vecchie ma datate ma sempre valide 205 rally. Prenderanno gli intermedi, intanto c'è Giordano forse che becca qualcuno, guarda che numeri. Mi fa impazzire Silliti, bravo Corrado, bravo, ma lui da fortissimo sta salendo su, l'hai visto? Posare, pam. Io lo chiamerò Gillette, perché come ha fatto la barba lui a quel muretto là nessuno, eccolo anche... Gillette, Silliti Gillette, che bello questo. Ma come sta guidando, signori? Che un po' troppo cattivo. Questo a livello tempistico non pare. Lascia però. Stare, dai, ci sta, Ci sta alla grande. 2.49.72, l'Alfa Romeo 75, 6 cilindri, incredibile, con Gillette Silliti che l'ha guidata veramente come Oller Togni. Hai visto quella sinistra, l'ha lanciata dentro, di traverso, correzione. Bello, fuoco. Bello. Molto spettacolo in queste nostre cronoscalate. Intanto, attenzione perché. Sì. Si è rotta. C'è forse con Rosario Giordano, sì, proprio sì, Silliti. Sì, siamo, eccolo qua con Silliti, ancora più sorridente di prima perché due salite, una più bella dell'altra. Sì, assolutamente, abbiamo migliorato un altro secondo, peccato per una sbavatura nella penultima curva, mi si è messa di traverso, altrimenti si poteva fare ancora meglio, ma sono comunque super soddisfatto. Grazie di cuore a chi mi ha seguito, un bacione a mia moglie, a mia figlia, ai miei genitori. Sbavatura. Rosario, esatto, hai fatto uno spettacolo più che una sbavatura. Dimmi quindi... che adesso sarà per tutti i Gillette. Ora sarai per tutti i Gillette perché hai fatto la barba in maniera eclatante. Grazie, veramente grazie anche al mio preparatore Ezio Campoli e grazie a tutti i telespettatori nisseni che non mi fanno mai mancare il loro affetto. Alla prossima. Strepitoso. Ciao Corrado. Strepitoso, veramente bravo Corrado Silliti che se ne va.
e quindi noi andiamo insieme a Lanzaraco a commentare questa bellissima classifica per quanto riguarda il campionato italiano delle auto storiche, la top 10 con Giuliano Palmieri al decimo posto, Porsche 911 RS R 255-87, l'unico direi fuori zona di questa pattuglia, poi no, c'è anche Massaglia ovviamente, poi Munafò che è nono con la Lucchini 253-5, Aeron è ottavo con la Renault 5 GT Turbo 250-99, settimo è Battista Motta con la 128 Rally 250-39, poi Corrado Maria Silliti Gillette. Allora l'Alfa Romeo 75 è sesta con 249-72, quinto è Bellia, bravissimo con la sua Peugeot 205 Rally ex gruppo A 249-27, Gaetano Palumbo con la X19 è quarto con 249-09 e il podio Ciro Barbaccia con la Stenger 232-90 terzo, Mario Massaglia con l'Osella PIA 990 227-88 è secondo e per la vittoria non c'è storia, sempre lui, Super Totò Riolo PRC motore Alfa Romeo 6 cilindri che è primo con 2.24.42. Ti posso correggere, il motore non è un BMW? Sì, BMW. Hai detto Alfa Romeo? Ah, allora mi sono sbagliato. Ogni tanto siamo dopo 6-7 ore, uno va fuori anche da chissà che cosa stavo pensando. Il motore è BMW. Stavo pensando a Gillette Siliti, ecco, ti dico la verità. All'Alfa Romeo. Sì, allora guarda e guardati. E allora, gara conclusa, siamo felicissimi, veramente, due salite, una più bella dell'altra, il tempo ci ha gratificato, la classifica generale pure, abbiamo vinto la nostra classe, ci siamo piazzati al sesto posto assoluto nella classifica del campionato italiano velocità in salita autostorica, ricordiamo che la Coppa Nissena già dall'anno scorso è anche campionato italiano, quindi ci siamo tolti la soddisfazione di metterci dietro anche piloti con molte esperienze e con vetture più blasonate. Certamente ci sono ampi margini di miglioramento, anche perché vi confesso che avevamo qualche problema di convergenza e di gomme non troppo performanti, quindi siamo fiduciosi per il prossimo anno, possiamo ancora migliorarci, dobbiamo migliorarci, però non posso fare altro che essere entusiasta. Le emozioni vissute in questo weekend sono state straordinarie e volevo ringraziare di cuore la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, i miei genitori che mi sostengono in tutto quello che faccio e poi ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e continuano a lavorare affinché questo sogno si possa realizzare sempre di più ogni giorno. In particolar modo Ezio Campo, il nostro preparatore che ha dato l'anima in questo motore e effettivamente l'apprezzamento che abbiamo ricevuto da parte di tutti i presenti è stato il tributo più grande che potessimo ricevere. Il suo collaboratore Massimo Diana, il nostro assistente di pista Enzo Toscano, i nostri amici Luca e Marco Prina di Prina Ingranaggi che ci danno continua assistenza nel cambio che ci hanno fornito e ci stanno collaborando affinché possiamo fare bene anche alla Monte Blay. E allora grazie a tutti, grazie al pubblico presente che veramente mi ha incitato, tifato e stimolato dall'inizio fino alla fine. Grazie, alla prossima, speriamo di continuarvi a raccontare delle storie a lieto fine come questa. Ciao!